Ed ora una rapida appendice dedicata allo sport. Abbiamo in studio con noi il nostro Massimo Profeta. Vi abbiamo parlato dell'importante match di lunedì sera contro il Perugia e delle condizioni fisiche di Filippo Pellacani, ma intanto c'è una novità dell'ultima ora, Massimo. Sì, intanto per quanto riguarda Pellacani, un saluto a te e tutti gli amici in visione ad ascolto. Pellacani, ieri in realtà si parlava di un risentimento al ginocchio, nulla di tutto ciò, il problema è al flessore, problema tra virgolette, perché saranno valutate oggi le condizioni del centrale ex Virtus Verona, sembra soltanto un affaticamento al flessore, insomma sospiro di sollievo perché si era parlato di un risentimento al ginocchio, sappiamo, conosciamo i problemi che ha accusato negli ultimi 2 anni l'ex Virtus Verona Filippo Pellacani, ampiamente superati, quindi staremo a vedere, allenamenti a porte chiuse sino a domenica, seduta di rifinitura e lunedì come dicevi poc'anzi Pescara-Perugia alle 20:30, intanto la Lega di Serie C ha varato il programma delle partite dall'8ª giornata di andata alla 2ª di ritorno, intanto c'è da dire che Ascoli-Pescara si giocherà tra poco il 6 ottobre, domenica 6 ottobre alle 19:30, sappiamo quanto è attesa questa sfida che torna dopo diversi anni e poi tra l'altro si giocherà una gara alle 12:30, Vis Pesaro-Pescara, 13ª giornata del girone di andata, domenica 3 novembre a Pesaro, ore 12:30. Insomma, cambiano gli orari, anche il campionato di Serie C si spalma, sì, come tutti gli altri campionati, ormai questa terminologia del campionato spalmato. Sì, ormai è una consuetudine, che ha toccato anche la Serie C, tra l'altro insomma le prossime 3 partite il Pescara giocherà 3 gare in 8 giorni, in 7 giorni per essere ancora più precisi, lunedì abbiamo già detto Pescara-Perugia alle 20:30 diretta su Rai Sport e poi giovedì 26 settembre il posticipo del primo turno infrasettimanale visto dal calendario, il Pescara giocherà a Chiavari contro Lentella, sappiamo che in questo momento il Pescara guida la classifica con Lentella a quota 10 punti, la Torres ha mancato l'aggancio pareggiando il recupero l'altro giorno in casa 0-0 con il Milan Futuro e poi di nuovo di lunedì il 30 settembre in casa alle 20:45 contro il neopromosso Carpi.